Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano parliamo della direttiva Bolkestein, in particolare con la senatrice del PD Manuela Granaiola, che ha presentato un disegno di legge per l'ottenimento di una proroga trentennale delle concessioni demaniali marittime e il superamento appunto della direttiva Bolkestein. E oggi se ne è parlato al CNA Abruzzo in una tavola rotonda con la partecipazione di tantissimi gestori di stabilimenti balneari. Vediamo. Senatrice Granaiola, questo disegno di legge che lei presenterà in Senato prevede una proroga di 30 anni per le concessioni balneari. Qual è l'importanza proprio di questo provvedimento? In questo disegno di legge abbiamo previsto praticamente quello che viene definito un doppio binario, cioè un doppio percorso, un percorso che riguarda le attuali concessioni per le quali prevediamo un periodo transitorio individuato in 30 anni che riteniamo essere assolutamente necessario sia per consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati in immobili, in infrastrutture, in attrezzature, sia necessario anche per l'Agenzia del Demanio per poter ridefinire le linee di costa e soprattutto anche per i comuni per definire in maniera anche uniforme su tutto il territorio nazionale i piani di utilizzo degli anelli, i cosiddetti PUA. Se l'esito della sentenza dovesse essere quello che purtroppo ci aspettiamo, cioè un esito negativo, vorrei che fosse chiaro quello che sta per succedere, tutti questi 30.000 imprese si vedranno cancellata l'autorizzazione sulla base della quale operano, perché le concessioni sarebbero scadute a dicembre del 2015 e sarebbe una situazione drammatica, alla soglia di una nuova stagione che invece si annuncia come una stagione molto importante. Quindi qui c'è una colpa gravissima, e va detto, dei governi, perché sono anni che noi andiamo avanti con proroghe senza che si faccia una legge interpretativa seria. Non l'hanno fatto i governi passati, l'hanno fatto i governi di altri paesi, la Spagna, il Portogallo, il problema alla fine l'hanno risolto, perché poi in Europa sono un po' rigidi, ma non sono del tutto illogici, e di fronte a uno Stato che mette in campo una proposta ragionevole si può andare a trattare. Questa è la nostra lotta. Perché l'unico modo per far vivere queste aziende è far ripartire gli investimenti e aumentare l'occupazione. Noi riteniamo che l'Italia in Europa debba far sentire autorevolmente la sua voce e salvare queste aziende e questo comparto. In Spagna hanno fatto una proroga, hanno approvato una proroga di 45 anni. Noi riteniamo che questo periodo inoltre serva anche per assodare in sede comunitaria la non inerenza con la direttiva, della direttiva servizi con gli stabilimenti balneari e con il comparto turistico costiero italiano. Noi non abbiamo nulla a che vedere con la Bolkestein. Ancora raggiri nell'ambito dei finanziamenti post-sisma. La Guardia di Finanza dell'Aquila ha denunciato 3 imprenditori per truffa ai danni dello Stato e sequestrato beni per un valore di 600.000 euro. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 600.000 euro nei confronti di responsabili di 3 società aquilane che hanno percepito ingenti finanziamenti nazionali e comunitari stanziati a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2009. Sotto inchiesta con l'accusa di truffa ai danni dello Stato sono finiti 2 imprenditori che operano nel settore della tecnologia informatica e dell'elettronica in generale, a vario titolo amministratori delle 3 società, e la moglie di uno dei 2, un architetto che ha confezionato le perizie risultate non vere al termine delle indagini. Le misure cautelari giungono al termine di indagini che la Procura della Repubblica dell'Aquila ha delegato al locale nucleo di polizia tributaria, volte a far luce sull'esatta destinazione dei contributi riconosciuti alle imprese dalla Regione Abruzzo e dai comuni dell'Aquila e di Fossa, a titolo di indennizzo contributo per le conseguenze economiche sfavorevoli all'attività produttiva causate dagli eventi sismici e la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino dei beni mobili registrati, delle materie prime e dei prodotti finiti distrutti o danneggiati a seguito del terremoto.
Le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria avrebbero fatto emergere numerosi e gravi illeciti consistenti in artifici e raggiri commessi dagli indagati che, avvalendosi di perizie confezionate ad hoc da un perito all'uopo incaricato, la consorte di uno degli indagati, istruivano le domande di indennizzo contributo dichiarando fatti non rispondenti al vero, allegando perizie giurate e materiale fotografico non attestanti la reale consistenza dei redditi e dei beni aziendali all'epoca del sisma, né il reale stato dei locali e dei beni a seguito del terremoto. Una situazione che ha permesso alle società di percepire contributi ed indennizzi per un importo complessivo pari a 600.000 euro. E ora parliamo del convegno che si è tenuto stamani a Teramo, organizzato da Confindustria. L'impresa interroga la giustizia, tra gli altri ha partecipato il vicepresidente del CSM. Il rapporto tra giustizia ed imprese è stato al centro del convegno organizzato da Confindustria Abruzzo nell'Auditorium San Carlo a Teramo. Con questa iniziativa la Confindustria ha voluto mettere a confronto le imprese, le istituzioni e la politica, coinvolgendo anche i principali ordini professionali, al fine di cercare di dare delle risposte alle tante questioni che attengono il complesso rapporto tra il mondo dell'economia e quello della giustizia. Sul piano civile abbiamo una serie di problemi legati ai vari ambiti di competenza. Poi c'è il sistema della giustizia amministrativa, giustizia del lavoro, tutti argomenti che investono in maniera diretta proprio la responsabilità delle imprese. Uno degli effetti più nefasti della crisi economica che abbiamo alle spalle è l'aumento del numero dei fallimenti e delle procedure concorsuali. Per fortuna il nostro ordinamento ha fornito risposte alternative di risoluzione delle crisi d'impresa, concordate in continuità, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati, cioè se un'impresa in crisi non necessariamente deve morire, se ha ancora energia, forza, potenzialità di mercato può e deve vivere. Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli nel suo intervento ha sottolineato come il nostro paese per troppo tempo sia convissuto con un pregiudizio anti-impresa, un clima che starebbe cambiando grazie agli interventi messi in atto dal governo per andare incontro al tessuto imprenditoriale. Questo governo ha dato una prima risposta nel 2014 quando è diventato obbligatorio il processo civile telematico e sono state messe in atto una serie di misure per smaltire l'arretrato. Proprio in questi giorni è stata approvata alla Camera la riforma del processo civile che va nella direzione della specializzazione in quanto rafforza le competenze delle sezioni specializzate per le imprese e rende il rito in primo grado più veloce. A livello nazionale l'incertezza della giustizia civile, la sua lentezza pesa 2 punti percentuali di PIL, quasi 32 miliardi di euro. A livello regionale c'è anche un grande peso per quanto riguarda l'incertezza e la lentezza della giustizia civile. Sempre caldo il tema della sanità a Chieti, nella provincia di Chieti. Il centrodestra teatino torna a richiamare l'attenzione sulla perdita di 120 posti letto nella sanità privata e chiede un tavolo tecnico con la regione. Le ASL sono ancora 4 in questa regione, quindi spostare posti letto che sviluppano DRG significa alterare anche i bilanci delle ASL. E quindi anche questo va tenuto sotto osservazione e va tenuto nella debita considerazione. Il centrodestra chietino torna a chiedere con forza alla regione di riconsiderare nella riforma sanitaria lo spostamento di 120 posti letto, di cui 41 di chirurgia, dall'ASL di Chieti a quella di Pescara, deciso dagli imprenditori della sanità privata per adeguarsi ai dettami del decreto Lorenzin. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, fa suo il documento stilato dai consiglieri di maggioranza e facendo seguito al Consiglio Comunale straordinario svoltosi qualche settimana fa proprio sul tema della sanità, ribadisce la richiesta di mantenere inalterati i livelli di assistenza all'interno del territorio chietino. Non si tratta di ingerenza nelle scelte degli imprenditori privati, ha detto Di Primio, ma della preoccupazione che al taglio attuale possa aggiungersene un altro quando sarà pronta la riforma sanitaria allo studio dell'assessore Silvio Paolucci. Per questo dal Consiglio Comunale Teatino arriva la sollecitazione alla Regione per l'apertura di un tavolo tecnico che riconsideri l'assetto dei posti letto nell'area vasta Chieti Pescara.
una politica sanitaria delle aziende private a noi non interessa, una politica loro che fanno nel rispetto delle leggi e tutto quant'altro, però per noi è importante che chi fa programmazione sanitaria debba fare attenzione diciamo, a quello che si è verificato. Una riduzione di posti letto importante, si parla di più di 100 posti letto, addirittura 40, 41 di chirurgia, significa che l'assistenza è penalizzata. Lo è penalizzata soprattutto perché con il posto letto si presta assistenza sanitaria, se non c'è il posto letto l'assistenza sanitaria si riduce. Torniamo a Pescara, i residenti delle case Gescal di Viale Pineta di Roio chiedono di poter riscattare le loro case e chiedono all'ATER l'ok per urgenti lavori di restauro. Oggi incontro con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari. Consigliere Pettinari, siamo nel quartiere Gescal di Pescara, non si parla di problemi di ordine pubblico ma della questione che riguarda il riscatto degli inquilini di queste abitazioni proprio in via Pineta di Roio. Sì, intanto queste sono case Gescal, quindi pagate con i contributi dei cittadini che poi hanno ottenuto appunto l'assegnazione, quindi sono case dove ci sono persone disponibili, anzi dovrebbe andare in automatico il riscatto perché sono persone che ne hanno diritto e le amministrazioni, l'amministrazione regionale deve farsi carico di questa procedura a nostro avviso. Loro lo chiedono con forza, vogliono il riscatto e sono disponibili anche poi a rimboccarsi le maniche e a risolvere i problemi di manutenzione e quant'altro. Ma se così non dovesse essere, purtroppo, e sottolineo purtroppo, e allora comunque bisogna intervenire fattivamente sulla manutenzione, perché qui ci sono infiltrazioni d'acqua, strutture portanti pericolanti, mancano gli ascensori, ci sono cittadini disabili, anziani che non riescono a scendere dalle case popolari perché non hanno l'ascensore, quindi problemi di manutenzione che vanno sistematicamente e quotidianamente messi in programma. Purtroppo ancora una volta, nonostante noi abbiamo chiesto fondi da parte dell'amministrazione regionale, mancano i fondi e non si provvede alla manutenzione di queste case popolari, ma ripeto, loro sono disponibilissimi al riscatto, procedesse immediatamente la regione con le procedure per il riscatto e consegnare a questi cittadini la possibilità di maturare quello che hanno pagato e quindi completare con l'acquisizione completa nella loro proprietà. Stiamo parlando di decine e decine di appartamenti e centinaia di persone che vivono qui da tanti anni. Sì, qui ci sono oltre 400-500 persone, ma di più ce ne sono, che vivono in questa situazione, non ce la fanno più. Questa mattina si sono riuniti qui con noi, ne eravamo oltre 50, hanno manifestato tutta la loro sofferenza, il loro dolore e soprattutto il loro sconforto nei confronti di chi ha sempre promesso, è venuto qui a promettere, noi non siamo mai venuti in campagna elettorale, non verremo in campagna elettorale, ci siamo quando ci sono i problemi. E domani alle 15.30, sempre a Pescara, si terrà la manifestazione regionale per mari e fiumi puliti, tantissime le adesioni, fra cui quella della CGIL. Anche la CGIL parteciperà domani a questa grande manifestazione di Pescara per chiedere mari e fiumi puliti. Sì, sì, noi come Camera del Lavoro di Pescara abbiamo aderito convintamente a questa manifestazione, insieme a noi anche la Federconsumatori Abruzzo, la Filcams di Pescara, che è la categoria che segue i lavoratori del turismo. Abbiamo aderito anche caratterizzandoci con un nostro slogan che è quello di lavoro pulito, perché noi teniamo alla tutela dell'ambiente, teniamo a un mondo migliore per il futuro dei nostri giovani, ma teniamo anche alla qualità del lavoro di chi opera nel turismo, perché dai nostri dati risulta che in questo settore ci sia molto lavoro precario, molto lavoro nero, molto lavoro affidato a voucher. E quindi noi crediamo che in una prospettiva di sviluppo serio bisogna considerare anche quelli che sono i diritti dei lavoratori. Avete ricevuto tantissime adesioni. Sì, da parte delle forze sociali, ovviamente i movimenti dell'acqua, della difesa dell'ambiente, i settori economici più importanti di questa città che vogliamo ricordare non è industriale, che quindi è basata anche sul turismo, sul commercio eccetera, e quindi questa lotta che è per l'acqua è in realtà per la vita, perché l'acqua è vita, ma anche per la vita economica e sociale di un'intera città. Vogliamo che domani la manifestazione sia allegra, gioiosa, importante e che suoni la sveglia definitiva ai politici e alle istituzioni perché si mettano a testa bassa a lavorare per questa grande opera, la vera grande opera, carissimi governatori e assessori regionali e comunali eccetera, è quella del risanamento ambientale dei nostri territori, dei nostri fiumi e del mare.
Un sacco in comune, la prima sfida tra i comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Teramo sull'incremento della raccolta degli imballaggi in plastica che si svolgerà tra il 21 marzo e il 16 di aprile. Il comune vincitore si aggiudicherà un arredo verde in plastica riciclata. Quando ci sono iniziative che tendono a valorizzare best practice, comunque le pratiche virtuose in tema di sostenibilità ambientale in generale e soprattutto di gestione dei rifiuti, noi siamo presenti per cercare di evidenziare l'importanza di tali pratiche che in Abruzzo cominciano a essere diverse e per attestare anche una nostra massima attenzione verso iniziative di questo tipo che vanno nella direzione che noi ci auspichiamo, che è quella che ormai abbiamo cristallizzato fino dal novembre 2014 con il nuovo piano di gestione dei rifiuti che dice un no secco all'incenerimento in Abruzzo e che va verso la direzione di una sensibile riduzione della produzione dei rifiuti. Questo per far sì che si ottengano dei benefici a favore delle nostre comunità, della comunità regionale e che si riescano davvero in tempo debito ad abbassare le tasse che poi gravano sui cittadini. Su talune impressioni che alcuni professionisti dell'ecologismo lanciano ormai da qualche giorno in Abruzzo, che sono dei veri e propri tentativi di processo alle intenzioni, io non dico nulla, non li commento perché credo che nella pubblica amministrazione poi ciò che contano sono i fatti e i fatti ad oggi sono rappresentati dagli atti ufficiali e pubblici che la Giunta regionale e il Consiglio regionale si è dato dal novembre 2014 e recentemente nel febbraio scorso. Questi atti dicono tutt'altro. Nel primo bimestre del 2016 la percentuale della raccolta differenziata porta a porta sul territorio rosetano ha raggiunto il 71%, raccolta dei rifiuti in crescita a Roseto che negli ultimi 5 anni ha visto il dato passare dal 6% del 2011 al 26% del 2012, al 33% nel biennio 2013-2014 fino al 38% del 2015 quando il servizio di raccolta porta a porta è stato esteso dalle centro di Roseto a tutte le frazioni del territorio fino a diventare effettivo e completo nello scorso autunno. Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale che ha ringraziato i cittadini rosetani per la collaborazione. Secondo il sindaco Ennio Pavone il completamento della raccolta differenziata porta a porta, la riattivazione della discarica e degli impianti di recupero del CIRSU creano i presupposti finalmente per poter ridurre la tariffa Tari salvaguardando l'ambiente e migliorando i servizi ai cittadini. L'amministrazione comunale di Pescara, grazie all'associazione culturale Contemporary, presenta la prima edizione di Dan Dan, festival di poesia e arti performative in occasione dell'anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio il 12 marzo. Appuntamento il 12 marzo, cosa andrà in scena, quali saranno le location e poi magari come nasce l'iniziativa? Dadan è l'evento per celebrare il nostro poeta Gabriele D'Annunzio nel giorno della sua nascita, il 12 di marzo. È un evento itinerante, un festival di poesia e arti performative che mira a riscoprire la figura del poeta rileggendola attraverso i linguaggi della contemporaneità, della poesia e delle arti visive e facendo anche riscoprire i luoghi della sua infanzia. Dal museo Casa Natale D'Annunzio infatti durante tutta la notte ci muoveremo lungo Corso Mantone dove ci aspetteranno delle azioni performative e della musica proveniente dai balconi e riapriremo alcune case storiche della via, delle abitazioni borghesi, proprio con l'obiettivo di portare D'Annunzio fuori dal museo, o almeno poco fuori dal museo, come se fossimo anche noi dei pastori che vanno verso il mare, quindi che da casa D'Annunzio ci muoviamo verso Piazza Unione, capitanati da una barca che un po' richiama invece la sua seconda casa. Vi aspettiamo dalle 17 fino a mezzanotte del 12 marzo. L'evento poi continuerà anche il 13 con degli appuntamenti solo dentro Casa D'Annunzio.
Ed ora apriamo la pagina sportiva, lo facciamo attraverso la schermata del prossimo turno, una giornata che sarà aperta dall'anticipo di questa sera tra Brescia e Crotone, poi le gare di domani e a seguire domenica Vicenza-Trapani alle 17.30, chiuderà la 31esima giornata Cagliari-Perugia lunedì sera. Le gare di domani saranno Ascoli-Avellino, Bari-Provercelli, Como-Cesena, Livorno-Virtus-Entella, Pescara Novara, Salernitana Virtus Lanciano, Spezia Modena e Ternana Latina. Domani per il Pescara dunque scontro dal sapore playoff contro il Novara, partita molto delicata per i biancazzurri che non trovano la via della vittoria da 6 partite, pur non al massimo delle condizioni il bomber Lapadula e il capitano Bemusciai saranno della contesa a centrocampo. Il tecnico Massimo Oddo potrebbe puntare ancora su Selasi con Torreira a completare il trio in difesa senza Campagnaro, con Crescenzi non ancora pronto e Zampano squalificato. Vitturini e Fornasier si contendono una maglia per il settore destro. In caso la scelta ricada su Fornasier, ci sarà una nuova chance della difesa per Andrea Coda dopo la partita giocata con la Primavera la scorsa settimana. Tra poco il tecnico Oddo in conferenza chiarirà alcuni di questi punti, subito dopo ci sarà la seduta di rifinitura. Sempre per quanto riguarda il Pescara, è stata cambiata la data Pescara, la gara si doveva giocare lunedì sera 21 marzo, invece viene anticipata a domenica 20 marzo ore 17.30. Altre modifiche per le gare dell'undicesima di ritorno: Provercelli-Ascoli si giocherà sabato alle 15 anziché domenica alle 17.30 e Avellino-Ternana si giocherà lunedì, sarà dunque il posticipo alle ore 20.30 anziché sabato alle ore 15. Ora parliamo della squadra avversaria del Pescara domani, ovvero il Novara. Il tecnico Marco Baroni, atteso ex di questa partita, però ci tiene a precisare: nessuna vendetta da consumare, ascoltiamolo. Questa purtroppo è una cosa che due volte l'anno viene tirata fuori, ma io non ho vendette, io non ho nemici, io ho motivazioni ben più ampie, quelle di battere una mia ex squadra. E così i miei ragazzi, noi siamo ambiziosi, vogliamo far bene, è una partita importante perché, come ho detto prima, andiamo a giocare contro una squadra importante, una società importante, un allenatore che sta facendo benissimo, che è sulla bocca di tutti e sul richiesto anche da squadre di Serie A, hanno il capocannoniere in campo, una squadra che spesso si permette per scelta tecnica di lasciare in tribuna il capocannoniere dello scorso anno, quindi questo la dice lunga sulle risorse che ha questa squadra qui, ma noi siamo anche convinti di poter ritagliarci ancora un percorso importante e ambizioso, lo vogliamo, lavoriamo per questo fin dal primo giorno. E per la Virtus Lanciano sfida salvezza domani alla Rechi di Salerno, dove sono attesi 15.000 spettatori. Il tecnico rossonero Maragliulo recupera il portiere Cragno, che sarà regolarmente tra i pali, non convocato invece il difensore Boldor, che ieri aveva accusato un problema ad un ginocchio e dunque non fa parte della lista dei convocati. Vediamo. Una sfida salvezza praticamente in una bolgia. La Virtus Lanciano domani sarà in campo nel catino della Rechi di Salerno, dove con ogni probabilità si arriverà alle 15.000 unità, tifosi che cercheranno di spingere l'11 di Leonardo Menichini a bissare il blitz di lunedì scorso a Cesena e centrare così l'aggancio in classifica. Salerno dunque risponde all'appello del patrone Lotito, che ha parlato di partita della vita. Da Lanciano partiranno in 300 per non lasciare da sola la Virtus, punti in palio pesanti anche perché all'andata al Biondi 2-2, un pari di rimonta propiziato dalla doppietta di Piccolo dopo quella di Coda. Chi vince domani dunque si aggiudica il confronto diretto, fattore che non è secondario in un'eventuale volata salvezza. La Salernitana dovrebbe optare nuovamente per il 4-4-2, oltre ai lungo De Genti, Trevisan e Schiavi mancheranno l'infortunato Colombo e lo squalificato Zito. Torna a disposizione il terzino sinistro Franco, difficile il recupero di Oikonomidis. Davanti a Terraciano agiranno Ceccarelli, Bernardini, il match winner di Cesena, Bagadur e Rossi, Morro e Oger gli interni, l'ex Gatto agirà a destra, Franco a sinistra. Quest'ultimo potrebbe lasciare il campo a Tuncarà, nel caso Gatto sarà dirottato sulla corsia mancina.
In avanti Coda e Donnarumma. Partirà dalla panchina l'ex sulla sponda Virtus, l'esterno serbo Manuel Milinkovic, 9 presenze in maglia granata nella prima parte di stagione. Primo Maragliulo recupera il portiere Cragno, che sarà regolarmente tra i pali. Rientra Aquilanti, che si riapproprierà della fascia destra con Rigione, Amenta e Di Matteo a completare la linea di difesa. Se Aquilanti sarà sistemato al centro, Vastola prenderà il posto di Rigione. In mediana Vitale, Bacinovic, Rocca e Di Francesco, Marilungo e il cecchino Ferrari in attacco. Dirigerà l'incontro Marco Serra della sezione di Torino, arbitro al primo anno in Can B e che finora la Virtus non ha mai incontrato sulla sua strada. Con la Salernitana 4 precedenti in Lega Pro e bilancio positivo, 3 vittorie e un pari. È slittato al prossimo 15 di aprile l'inizio dell'incidente probatorio disposto nell'ambito dell'inchiesta Dirty Soccer. L'udienza fissata per questa mattina davanti al GIP del Tribunale di Catanzaro è stata rinviata a causa di alcuni difetti di notifica alle parti. Il 15 aprile verrà conferito l'incarico al perito per acquisire i dati informatici rinvenuti nei telefoni cellulari e sui computer degli indagati. E ora torniamo a parlare di calcio giocato per il Teramo. È un venerdì di vigilia, domani alle 15 la sfida al Bonolis contro la Carrarese, tutti convocati ad eccezione dello squalificato Caidi, dubbio circa la presenza di Petrella dal primo minuto, Petrella che potrebbe partire dalla panchina. Ascoltiamo il tecnico Vivarini, che torna anche della panchina d'oro. Come ho detto in settimana, è chiaro che io ho avuto, sono rimasto molto contento, però è chiaro che lo devo dividere con tutti, perché veramente è stato un lavoro fatto con grande impegno, grande sacrificio da parte di tutti, e quindi è giusto dividerlo con tutti, soprattutto con la città di Teramo. Ci tengo proprio con la città, perché effettivamente hanno dimostrato un entusiasmo e mi ha dato con una carica veramente molto molto alta l'anno scorso, che mi ha permesso poi di raggiungere questo risultato. Adesso incontriamo secondo me la squadra che gioca meglio di questo girone, io lo dico da tanto, una squadra organizzatissima, una squadra che a livello tattico in mezzo al campo sta molto molto bene, una squadra veloce, una squadra che anche in fase di possesso palla ha un'organizzazione molto efficace. E per me questa è una partita molto stimolante sotto l'aspetto tattico. La stiamo preparando con grande attenzione durante tutta questa settimana, perché ci teniamo sempre a far bene e dobbiamo assolutamente poi fare punti, perché dobbiamo sempre dimostrare la nostra qualità e dobbiamo raggiungere subito il prima possibile l'obiettivo della salvezza, e quindi dobbiamo rimanere con le attenzioni molto alte. E in chiusura cambiamo disciplina. Questa sera alle ore 20 al Teatro Nervi di Pescara si svolgerà l'evento Kickboxing Explosion organizzato dal team Bergamini. Nel match clou il pescarese Andrea Andrenacci tenterà di soffiare il titolo europeo pro al polacco Wierbicki. Kickboxing Explosion, edizione numero 11, con l'organizzazione del team di Riccardo Bergamini. Beh, che grande serata che si prospetta. Sì, le premesse ci sono tutte per una grande serata. Tanta tensione, spero che sia una tensione positiva e che quindi ci porti a un risultato che noi tanto vogliamo, abbiamo cercato e vogliamo. E poi ci sono i match clou per arrivare al titolo italiano e poi a quello europeo professionisti. Grandi aspettative, tu che sei anche un valente tecnico cercherai di tenere tutti quanti a bada. Sì, adesso chiaramente ci sono dei ragazzi che fanno l'esordio dentro casa, quindi per loro sarà sicuramente più complicato. Combattere a casa non è più semplice, secondo me 10 volte più difficile che combattere fuori. Andrea ha già avuto tante esperienze di combattimento a casa, anche se non con impegni così importanti, ma io sono convinto che mi seguirà e terrà la mente ben concentrata su quello che deve fare. Un luogo bellissimo dove si svolgerà Kickboxing Explosion, il Teatro Nervi a Pescara. Com'è andata l'organizzazione?
È andata bene, adesso poi i conti li tireremo a fine serata, però insomma stiamo procedendo come dobbiamo. Si combatte di venerdì sera, venerdì 11 marzo a partire dalle ore 20, Teatro Nervi, vi aspettiamo. Finisce qui questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona giornata.